Serie D di calcio a 5 volge ormai alle fasi cruciali della stagione regolare e nel raggruppamento gestito dalla delegazione di Vasto è in programma una gara piuttosto interessante per i discorsi d'alta quota con l'Atletico Rocca Scalegna che ospita il Crystal Vasto nell'impianto casolano di località Guarenna per una sfida decisiva per i discorsi d'alta quota. I padroni di casa sono attestati in vetta alla classifica in coabitazione con il Real Sant'Eusanio, ma con una gara in meno rispetto ai rivali e con una lunghezza di vantaggio sugli avversari odierni. Nessuna delle due contendenti può permettersi dei passi falsi, ma ognuna vuole avere il sopravvento sulla rivale per imprimere la giusta sterzata per il rush finale che si preannuncia in ogni caso con un arrivo sul filo di lana. L'avvio aragonese sembra promettente con il diagonale di Spadaccini intercettato con affanno da capitano Gian Giordano, ma nel prosieguo della frazione il quintetto roccolano prende il sopravvento sui rivali costretti alla difensiva. Al sesto Verdecchia fa le prove generali con Cardillo che smorza il diagonale del numero 14 maglia gialla che si rivale abbondantemente all'undicesimo quando permette ai suoi di andare in vantaggio con un tocco beffardo dalla corsia mancina approfittando anche dell'uscita dai pali dell'estremo vastese. Il buon momento dell'Atletico si evidenzia anche al tredicesimo ma stavolta Cardillo riesce ad arginare l'incursione centrale di Del Pizzo. Il quintetto di mister Perazzoli cerca di scuotersi e al ventunesimo sfiora il pareggio con una doppia opportunità fallita in sequenza da Grimaldi e Scafetta. Sull'altro versante Colanzi scalda le mani a Cardillo che intercetta il bolide dell'avversario. Al ventisettesimo il Crystal cerca di pungere con il piazzato di Grimaldi con la ribattuta di Gian Giordano che riesce a sua volta a lanciare il compagno di squadra Elezzi, ma Cardillo non è da meno del suo omologo roccolano e azzera l'insidia. Il portiere vastese è costretto a capitolare al trentunesimo per opera del solito Verdecchia che porta i suoi al raddoppio con un diagonale dal fondo che sorprende la retroguardia vastese non esente da colpe. Il primo atto va a chiudersi con un nuovo acuto dell'Atletico, stavolta non deflagrante, anche per merito di Cardillo che si oppone efficacemente al doppio tentativo ravvicinato di Colanzi. Alla ripresa dei giochi il Crystal cerca di riemergere e le prime avvisaglie lasciano ben sperare con Gian Giordano che chiude gli spazi e preserva la sua porta arginando due pericolose iniziative del quintetto aragonese. Come è accaduto nel primo atto, la veemenza della truppa vastese si affievolisce col passare dei minuti, contrariamente ai roccolani che invece prendono con decisione le redini del match e insidiano la porta di Cardillo a più riprese. Al decimo il destro di Colanzi si spegne a fil di palo, stessa sorte pochi istanti dopo per il tentativo di Verdecchia, protagonista anche al quattordicesimo con il suo diagonale che viene sfruttato a dovere dall'appostato Colanzi che infila da due passi in assoluta tranquillità. Tre minuti dopo lo scatenato Verdecchia torna a segnare direttamente e stavolta lo fa dopo aver sradicato la sfera tra i piedi di un avversario andando poi a segno con un diagonale vellutato che si indirizza nell'angolo più lontano. Il sabato di gloria del numero 14 di casa si evidenzia anche al diciottesimo quando arriva la sua quaterna personale con un tocco beffardo sul lungo rilancio del portiere Gian Giordano. Il Crystal sembra incapace di accennare una reazione e l'Atletico prova ad approfittarne per aumentare il divario, ma i tentativi di Elezzi e Del Pizzo non sono altrettanto efficaci anche per merito di Cardillo che limita i danni. Il pur bravo estremo vastese è costretto suo malgrado ad incassare il sesto dispiacere di giornata che viene messo a frutto da Di Donato, il quale entra nel tabellino marcatori approfittando di una corta respinta dello stesso Cardillo sul precedente diagonale dalla destra di Del Pizzo. Il quintetto vastese ha una reazione d'orgoglio prima della conclusione e dopo aver creato una buona opportunità con Di Totto, fermato dalla reattivo Gian Giordano, arriva la rete della bandiera che porta la firma di Alfieri a segno al culmine di una buona azione corale che lo porta al tiro centrale dalla media distanza. Il risultato premia alla fine l'Atletico Rocca Scalegna che stacca i rivali e pone delle ottime premesse per cominciare a pensare concretamente al salto di categoria. Innanzitutto buonasera, penso che questa partita era uno scontro diretto ma non troppo, perché noi potevamo solo fare al massimo secondi, quindi dipendeva più dagli altri che da noi per arrivare primi. Però sono molto soddisfatto della partita in quanto ho visto una crescita costante dei miei ragazzi al primo anno di calcetto e in più dei senatori che li hanno accompagnati in questa avventura, e non posso che dirgli grazie, sperando che mi diano ulteriori soddisfazioni in questi playoff. All'inizio stagione si aspettava di disputare un campionato ad alti livelli?
Ma mi dicevano che il livello si era abbassato, però non mi aspettavo una crescita esponenziale di questo gruppo, in quanto, ripeto, erano tutti ragazzi che venivano dal calcio oppure venivano da altri sport. E quindi, più che altro, non per prendermi i meriti io, voglio dare soprattutto i meriti alla società, diciamo al mio staff, che ha creato questa bella realtà. Sono 2 anni, questo è il secondo anno e speriamo di continuare così e di crescere sempre di più, sperando anche in qualche aiuto di qualche sponsor, perché comunque il materiale e le potenzialità ci sono. 3 punti pesanti per la classifica, a questo punto è fiducioso per il successo finale del campionato? Sarà dura, ma penso che l'ultima partita ce la possiamo fare quest'anno. È stato un lungo cammino, adesso mancano 3 punti per la certezza, quindi ultimo a Torin di Sangro. Sarà molto dura perché Torin di Sangro è in risalita con 6-7 vittorie consecutive. All'inizio stagione si aspettava di disputare un campionato ad alti livelli? L'obiettivo era fare almeno migliorare la classifica dell'anno scorso, quindi magari entrare nei play-off. Abbiamo superato con merito l'obiettivo iniziale, adesso ci troviamo qui, ci proveremo in tutti i modi. È un giudizio sulla squadra avversaria che nonostante la sconfitta con voi rimane sempre? Partita d'andata ci hanno sconfitto, un risultato di 5-4, è una bellissima squadra. In casa oggi eravamo molto motivati, noi abbiamo dato scampo.